Ci eravamo lasciati così al San Vito Maruolo di Cosenza, la semifinale dei playoff con i 20.000 tifosi in fila per entrare ed assistere a quella che sarebbe stata poi una serata magica per il Cosenza. Ci siamo ritrovati così invece, con i quasi 10.000, pronti a salutare il nuovo esordio in Serie B della squadra rossoblù, che questa volta tornano a casa, delusi non per una sconfitta, ma perché il match non si è proprio giocato. Il manto erboso dello stadio cosentino, rizzolato per l'occasione, non era ancora pronto e dopo l'ok arrivato in extremis da parte della Lega, ci ha pensato l'arbitro a chiudere ogni discorso e a decidere di non far disputare la partita. Era stata del resto una corsa contro il tempo, il timore di dover andare a giocare in altro stadio la prima in Serie B, l'illusione di avercela fatta e poi la delusione. Si temono ora anche delle ripercussioni, il 3-0 a tavolino e anche penalizzazioni o ammende, ma al di là dell'aspetto legato alla classifica, che riveste comunque un ruolo certamente non secondario, bisognerà suscitare nuovamente lo stesso entusiasmo da parte di una tifoseria che si è sentita in qualche modo tradita. Le polemiche ora impazzano e si fa gara a scaricare le responsabilità per quanto accaduto. Il peso di tutto ciò però si riverserà sui tifosi che hanno atteso 15 anni questa gara e su una squadra che già ad Ascoli ha dimostrato di non meritare affatto episodi che ne potrebbero penalizzare il rendimento.